è una figata, vedi tu se non è bello. E comunque è un bene per tutto il campionato italiano, per il calcio italiano che ormai se ne stava andando a morire. Sperando che sia una calamita per altri giocatori forti come lui a venire in Italia a giocare a calcio. Non pensi che ammazzerà il campionato? È già ammazzato di suo il campionato, quindi io spero solo che tante squadre si faranno avanti per migliorare e crescere, visto che c'è in campo qualcuno che sa giocare a calcio. Con uno come lui puoi veramente vincere tutto, non ci sono limiti. Anche la Serie B si può vincere con lui. Porterà molti turismo, quattrini. Porterà anche la Champions, signore. E porterà, si spera, spero molto, che quando ci sarà il sorteggio incontrare subito Real Madrid e gliene dà 3 gol. Un acquisto che alle donne, soprattutto juventine, potrebbe piacere. Chi lo sa, io non tifo molto calcio, però dico che più squilibrato di così il campionato non poteva essere. Nessuno dice di potersi vantare di avere una figura come Cristiano Ronaldo a Torino che può dare un po' di pregio alla città. Si fa sempre pensare ai soldi che si potevano utilizzare in un altro modo, che magari si potevano dare ai bambini poveri, alle famiglie in difficoltà, ma alla fine i soldi dei privati li usano come vogliono alla fine. Ma guarda, per il calcio italiano sicuramente può essere un beneficio, perché sicuramente porterà altri giocatori di un certo livello a competere a livello di Serie A. Poi da quello che renderà lui sarà il campo a giudicare, non saranno altri sicuramente. Torino estate e l'estate.